Marsala, un 32enne, tenta il furto in una villetta, scoperto e arrestato dai carabinieri. Trapani, aeroporto Vincenzo Florio, una sola offerta, presentata al bando Airgest. Mazzara, illuminazione pubblica al Porto Nuovo, iniziati i lavori finanziati dalla Regione. Castelvetrano, il presidente del distretto della pesca, incontra gli studenti del Ferrigno. Calcio, il Mazzara caccia della finale di Coppa Italia, oggi sfida fuori casa contro il Licata. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca, con l'accusa di tentato furto in abitazione. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto un uomo, i particolari nel servizio. Con l'accusa di tentato furto in abitazione, i carabinieri della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto il 32enne marsalese Calogero Bertoldo. L'uomo è stato colto in flagranza di reato nella notte tra sabato e domenica scorsi, mentre stava per mettere a segno un furto in un'abitazione in contrada Berbaro. A notare il presunto ladro in azione sono stati i militari dell'arma della stazione di Petrosino nel corso di un servizio di controllo del territorio. Insospettiti dalla presenza di un'auto parcheggiata in zona, i carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo nel corso del quale hanno sorpreso in flagranza Bertoldo all'interno di una villa. Alla vista dei militari il 32enne avrebbe tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato. Dopo gli accertamenti di rito Bertoldo è stato dichiarato in stato di arresto, poi convalidato dall'autorità giudiziaria. Il giudice ha disposto nei confronti dell'arrestato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel frattempo le indagini dei carabinieri proseguono per verificare l'eventuale presenza di un complice del 32enne. I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno denunciato il presunto responsabile dell'incendio dello studio legale dei fratelli Vallone, dell'avvocato Angelo Pizzo. Si tratta di un 48enne alcamese. Il fatto è accaduto 3 giorni fa. Lo studio legale si trova in via Santissimo Salvatore. Il 48enne avrebbe riempito 2 bottiglie di benzina e dopo aver accatastato alcuni rifiuti avrebbe appiccato l'incendio. L'uomo avrebbe nutrito assio nei confronti di uno dei componenti dello studio legale che ha assistito l'ex coniuge durante la propria causa di separazione. Parliamo adesso di illuminazione al Porto Nuovo di Mazzara del Vallo, iniziati finalmente i lavori finanziati dalla Regione. Il servizio. Dopo la firma a fine novembre del contratto tra la Regione e la ditta aggiudicataria dell'appalto, sono finalmente iniziati i lavori per il ripristino dell'illuminazione pubblica al Porto Nuovo di Mazzara del Vallo. Ne ha dato notizia ieri la locale Capitaneria di Porto. A eseguire l'intervento, atteso da anni, è la ditta AND Costruzioni di Partinico, che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 9,97% rispetto all'importo a base d'asta di 834.000 euro. I lavori dovrebbero concludersi nel giro di 8 mesi e consentiranno al porto di tornare alla piena operatività dopo anni di limitazioni e disagi per gli operatori portuali e marittimi mazzaresi. Come si ricorderà, il ripristino dell'illuminazione pubblica è stato finanziato lo scorso maggio dalla Regione con i fondi dal cosiddetto Patto per il Sud. Il progetto, elaborato dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, prevede l'installazione di 12 torri faro, il ripristino dei corpi illuminanti sulla banchina Vespri Siciliani e la realizzazione di isole pedonali spartitraffico con parcheggi e arredi urbani. Per consentire al meglio la realizzazione dei lavori, la Capitaneria di Porto Mazzarese ha emesso un'ordinanza con la quale viene disciplinata la fruizione delle aree interessate dall'intervento. In particolare, dal tramonto all'alba resteranno chiusi i varchi portuali, peraltro così come già disposto da precedenti ordinanze, e consentire esclusivamente il transito pedonale dal varco di accesso predisposto lungo la banchina Ammiraglio Francese. Lavoro in provincia di Trapani, resi noti gli ultimi dati del progetto Excelsior della Camera di Commercio, i dettagli nel servizio.
Nel trimestre compreso tra novembre 2017 e gennaio 2018, le imprese del settore secondario e terziario della provincia di Trapani prevedono di assumere 3.340 dipendenti, un dato in linea rispetto a quelli del trimestre ottobre-dicembre 2017, nel quale si prevedevano di effettuare 3.400 assunzioni, ma un dato in netto calo rispetto ai dati estivi del trimestre luglio-settembre 2017, quando si prevedevano 4.570 assunzioni. E quanto emerge dal nuovo progetto Excelsior, cioè l'indagine che ha l'obiettivo di monitorare le prospettive di occupazione da parte delle imprese del settore secondario e terziario, che a partire dallo scorso aprile viene svolta dalle Camere di Commercio e da Unioncamere in accordo con l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Secondo quanto reso noto dall'Ufficio Studi e Statistica dell'Ente Camerale di Trapani, a novembre in provincia erano programmate nel complesso circa 1.100 assunzioni, delle quali l'88% avrebbe riguardato lavoratori dipendenti. L'indagine prende in esame le imprese con almeno 50 dipendenti. Nel caso invece di società con meno di 50 lavoratori, poi la quota delle assunzioni programmate era in calo dall'81 al 77%. Il 37% del totale delle assunzioni previste a novembre in provincia di Trapani riguardava giovani di età inferiore ai 29 anni. Per quanto riguarda il genere invece, circa il 20% delle entrate riguardava le donne, richieste maggiormente, come nel caso dei giovani, nelle attività di tecnici della sanità, dei servizi sociali e dell'istruzione. E ancora il 17% degli occupati previsti a novembre risultava di difficile reperimento, in circa la metà dei casi per il ridotto numero dei candidati e nell'altra metà per l'inadeguata competenza e qualificazione. Ammesso a finanziamento per 2.800.000 euro il progetto di riqualificazione immobiliare e recupero sociale nel quartiere di Amabidina a Marsala, lo ha reso noto il comune lilibetano. L'intervento, si legge in una nota, è frutto di un precedente protocollo di intesa tra l'amministrazione di Girolamo e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, per le cui finalità il comune ha messo a disposizione dello IACP l'ex scuola Mario Nuccio, un'iniziativa progettuale innovativa che afferma il sindaco Alberto Di Girolamo nel recuperare l'immobile. Vuole offrire un ulteriore supporto alle categorie socialmente fragili grazie ad interventi infrastrutturali utili a ridare decoro alle aree periferiche. Il progetto sarà realizzato con fondi FES 2014-2020. Aeroporto Florio, ieri scadeva il termine per la presentazione delle offerte al bando Airgest. L'unica offerta pervenuta è quella della Ryanair, i particolari nel servizio. C'è sempre Ryanair nel destino dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani. La compagnia aerea low cost, che da anni opera a Birgi, è stata l'unica infatti a presentare un'offerta rispetto al bando di gara per la ricerca del nuovo vettore predisposto da Airgest, la società che gestisce lo scalo. Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto ieri e la compagnia irlandese è stata l'unica a partecipare. Il bando, come si ricorderà, è suddiviso in tre lotti e prevede l'affidamento per un periodo di 2 anni e 4 mesi. Ovviamente, essendo Ryanair l'unica compagnia ad aver presentato un'offerta, le operazioni di aggiudicazione dovrebbero essere abbastanza celeri, magari in tempo per consentire la programmazione dell'offerta in vista della prossima stagione estiva. Per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna di advertising finalizzata a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente all'aeroporto di Bigi, ovvero il cosiddetto co-marketing, sono disponibili circa 14 milioni di euro con fondi arrivati sia dalla Regione che dai comuni di Marsala, Favignana, San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, Erice, Valderice, Petrosino, Custonaci, Paceco, Salemi, Calatafimi, Buseto Palizzolo, Campobello di Mazara e Alcamo. Gli altri 8 comuni della provincia trapanese, tra i quali il capoluogo, guidato dal commissario straordinario Francesco Messineo, hanno deciso invece di non sottoscrivere il nuovo accordo di co-marketing. Si è insediata ad Alcamo la consulta a sostegno delle varie associazioni operanti nel settore della disabilità. La Neoconsulta organizza domani un momento di incontro e di integrazione sociale. L'iniziativa dal titolo Aspettando il Natale, a cui parteciperà anche il sindaco alcamese Domenico Surdi, è finalizzata a creare un clima di festività e cordialità attraverso cori natalizi, degustazione di dolci tipici e con il classico scambio di auguri per il Natale e il nuovo anno.
Il presidente del distretto della pesca e crescita blu di Mazara, Giovanni Tumbiolo, ha incontrato i maturandi dell'Istituto Ferrigno di Castelvetrano nell'ambito del progetto scolastico Giovani e Impresa. L'incontro è stata la prima tappa di un percorso scolastico volto a promuovere l'autoimprenditorialità. Sentiamo. Il messaggio è quello che il dottore Tumbiolo in maniera egregia ha dato oggi ai nostri alunni e quello che, su cui stiamo lavorando con la nostra progettualità d'istituto. Dare la possibilità ai giovani di sviluppare delle idee per uno sbocco lavorativo al termine del diploma. È proprio qui a scuola che dobbiamo iniziare questi percorsi altamente professionalizzanti per dare a tutti la possibilità di costruirsi un lavoro piuttosto che aspettarlo, di mettere a frutto le loro idee in ogni campo e di dare la possibilità di sviluppare dal punto di vista economico e sociale questo territorio che purtroppo vive una crisi profonda. È l'impegno che abbiamo assunto con tutto il collegio dei docenti, una serie di progetti che aiuteranno con dei percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro a aiutare questi giovani a rimanere al sud e a trovare la loro strada nel sociale e nel mondo lavorativo. Competere e cooperare sono due leve fondamentali per lo sviluppo e per fare sì che questo metodo che noi abbiamo da anni propugnato, che è quello della Blue Economy, attraverso la creazione di una Blue Economic Zone possa diventare un luogo per diffondere, per il lavoro diffuso. E oggi la Sicilia può stare al centro di questo progetto di sviluppo attraverso il Mediterraneo. Se la Sicilia avrà la forza e la capacità, i nostri giovani avranno l'intelligenza di guardare al Mediterraneo come una fonte importante di vita, probabilmente riusciremo a ribaltare la geografia, a ribaltare anche la storia che in questo momento non è favorevole a noi, per fare in modo che questo Mediterraneo diventi un mare di cooperazione, un mare di competizione, un mare di dialogo, ma soprattutto un mare di lavoro. Presso l'unità operativa di chirurgia generale dell'ospedale Belaiello di Mazara del Vallo è stato eseguito il primo intervento chirurgico laparoscopico di gastrectomia su un paziente di 65 anni. L'intervento è stato eseguito dall'equipe chirurgica diretta da Giacomo Urso, coadiuvata dall'equipe anestesiologica guidata da Maria Fiaccavento e da quella infermieristica coordinata da Giuseppe Palumbo. Il paziente ha avuto un decorso post-operatorio regolare ed è stato dimesso dopo solo 9 giorni dall'operazione, ha reso noto l'ASP di Trapani. È stato pubblicato sul sito del Comune di Valdelice il bando per l'adeguamento delle torri faro del campo sportivo di Misericordia. L'intervento, finanziato con un mutuo acceso dal Comune Valdelicino con l'Istituto per il Credito Sportivo, è di 154.000 euro. Le domande di manifestazione di interesse dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'ente entro le ore 10 del prossimo 11 gennaio. Sopralluogo congiunto ieri al mercato agroalimentare del vice sindaco di Mazara Silvano Bonanno e del direttore provinciale di Coldiretti. Il responsabile della Federazione Provinciale Coldiretti Trapani ha avviato con il comune mazarese una interlocuzione per l'eventuale realizzazione a Mazara della campagna amica di Coldiretti, che prevede la vendita di prodotti di qualità chilometro zero direttamente da parte dei produttori. A fine gennaio è previsto un ulteriore incontro. Dopo le sito della procedura di assegnazione dei box non ancora assegnati, il cui termine di presentazione delle domande scade il 20 gennaio. Proseguono gli appuntamenti nell'ambito della rassegna Erice Natale. Sentiamo. Tra presepi, laboratori creativi per bambini, musica e altre iniziative, prosegue ad Erice il programma di Erice Natale, il borgo dei presepi promosso dal Comune Ericino e dalla Fondazione Erice Arte. Da oggi a sabato prossimo tornano per le vie del borgo gli zampognari, che con le loro melodie renderanno ancora più suggestiva l'atmosfera natalizia. Nel cuore della settimana del Natale andranno in scena anche due spettacoli evocativi dal tema dell'avvento tra tradizione e contemporaneità. E scinnio la notte con Mario
Mario Incudine, domani alle 18 nella chiesa di San Giuliano, e 9 giorni, 9 mesi con Gaspare Balsome e una Vantaluna, sabato sempre alle 18 nella chiesa di San Martino. E ancora martedì giorno di Santo Stefano alle 18 nella chiesa di San Giuliano sarà la volta del recital Giuseppe Maria e le luci da lontano di e con Yolanda Piazza. Come sempre tutti i giorni sarà possibile visitare i presepi presenti all'interno del polo museale, come il presepe settecentesco in alabastro e materiali marini, gli antichi pastorelli provenienti dal museo Pepoli in legno, tela e colla. In giro per Erice poi, con l'ausilio di una mappa, sarà possibile scoprire le tante raffigurazioni della Natività esposte nelle vetrine delle attività commerciali, nei cortili e nelle chiese, oltre ad alcuni presepi in miniatura. Spazio anche laboratori creativi per bambini. Sabato prossimo dalle 10 alle 16 la cooperativa Start organizza presso il polo museale Cordici 3 laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10 anni che avranno l'occasione di mettersi alla prova e realizzare simpatici lavoretti natalizi. È morto improvvisamente a Cosenza, dove si trovava per impegni universitari, il professore Filippo Burgarella, 69 anni, trapanese, docente di storia bizantina presso l'Università della Calabria. Lo ha reso noto la diocesi di Trapani. I funerali si terranno oggi alle 15 presso la Basilica della Madonna di Trapani. La Confcommercio di Mazara ha reso noto in ottemperanza al decreto regionale del 20 ottobre scorso, che vieta la panificazione nelle giornate festive, le giornate di apertura dei panificatori. Domenica 24 è prevista l'apertura totale, chiusura totale invece il 25 e 26 dicembre. La chiusura totale è prevista anche per domenica 31 dicembre, lunedì 1 e sabato 6 gennaio. Sarà inaugurata venerdì a Mazara la manifestazione denominata I colori del Natale. L'evento è promosso dal Museo Diocesano, dalla Biblioteca dei Bambini, l'Isola che non c'è, dalla Biblioteca del Seminario Vescovile e dall'Archivio Storico Diocesano, con la partecipazione della libreria Il Colombre. La manifestazione si aprirà presso la Biblioteca del Seminario con la presentazione del libro L'Oltre là di Lucio Maielli. Sarà possibile poi visitare il presepe artistico in allestimento nella Sala degli Argenti, prodotto e prestato dal Laboratorio Ceramiche d'Arte Rosa Signorello di Mazara. Siamo allo sport e calcio. Si gioca oggi l'andata della semifinale di Coppa Italia d'Eccellenza tra il Mazara e il Licata. Il servizio. Il Mazara va a caccia della seconda finale regionale in 3 anni in Coppa Italia d'Eccellenza. Dopo aver trionfato per la prima volta nella propria storia nella stagione 2015-2016 contro l'AC Reale, l'ultimo ostacolo sulla via di Troina, città ennese nella quale si giocherà l'ultimo atto siciliano del torneo 2017-2018, è il Licata di mister Angelo Galfano. Un avversario certamente difficile, che però non sta attraversando un felice momento. Il primo atto della semifinale di Coppa si gioca oggi, con fischio di inizio alle 14.30 allo stadio Dino Liotta di Licata, mentre il return match è in programma il 10 gennaio allo stesso orario allo stadio Nino Vaccara. I canarini di mister Totò Brucculeri hanno l'obiettivo di tornare da Licata con un risultato positivo e giocarsi dunque l'accesso alla finale tra 3 settimane tra le mura amiche. Licata e Mazara si sono già affrontate in campionato questa stagione. All'11ª giornata, proprio a Licata, il Mazara riuscì a espugnare il Liotta per 1-0 grazie alla rete decisiva siglata dal giovane Giampaolo Giacalone. Ad arbitrare l'incontro di oggi sarà il signor Marco Mirabella di AC Reale. Si disputerà nella mattinata del 26 dicembre allo stadio Sant'Ippolito di Alcamo l'ottavo trofeo dell'amicizia. Al torneo si legge di una nota parteciperanno i soci del Milan Club, l'Inter Club, lo Juventus Club di Alcamo e una selezione di alcamesi. La competizione si svolgerà nelle forme di un quadrangolare con incontri di 40 minuti ciascuno. L'incasso dell'evento sportivo sarà donato in beneficenza. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.